Ministro, la decisione del Parlamento europeo di approvare definitivamente la legge che vieta la vendita di auto nuove a motore termico dal 2035 ha riacceso il dibattito e da lì un susseguirsi di polemiche, incertezze, ripensamenti, come quello espresso ad esempio dal governo italiano. Già, l'Italia, insieme ad altri paesi come la Germania, la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca, durante la riunione degli ambasciatori UE ha espresso una posizione contraria alla proposta del Parlamento europeo, quel 2035 che dicevamo. Ecco, pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione, il nostro Paese sostiene che i target ambientali vanno perseguiti attraverso una razionale scelta di neutralità tecnologica, che ad esempio significa l'utilizzo di carburanti rinnovabili. Una scelta che, sempre secondo il governo italiano, contribuirà a una riduzione delle emissioni senza però richiedere inattuabili sacrifici economici ai cittadini italiani. Insomma, secondo l'Italia lo stop dei motori a benzina e diesel al 2035 è inattuabile. Anzi di più, una decisione folle e sconcertante è stata definita. Al netto delle correzioni, dei ripensamenti, vorrei fare un punto con voi ad oggi di ciò che potrebbe accadere. Cosa succederà allora nel 2035? Ecco l'epilogo sulla questione della vendita delle auto in Europa dopo i fatti recenti. L'Unione Europea alla fine ha detto sì alle auto elettriche a emissioni zero dal 2035, ma anche a quelle con motori a combustione interna, solo se alimentate con e-fuel. La Germania ha ottenuto così la deroga richiesta sui combustibili sintetici, mentre è rimasta delusa l'Italia, che aveva chiesto una deroga anche sui biocarburanti. Per capirci, la data è rimasta quella approvata a febbraio in plenaria dal Parlamento Europeo, ovvero il 2035. Ma mentre prima tra le auto a zero emissioni erano contemplate solo quelle elettriche, dopo le barricate della Germania le istituzioni europee sono tornate sui propri passi, inserendo una deroga ai carburanti sintetici, la cui combustione però emette quantità rilevanti di NOx, cioè ossidi di azoto, e di particolato, ossia le polveri sottili. Insomma, una vittoria politica e una sconfitta ambientale. Come siamo messi oggi? Male, almeno noi. Mentre in Norvegia 4 auto nuove su 5 sono elettriche, l'Italia è il fanalino di coda europeo. Insomma, dobbiamo accelerare. E gli ostacoli da superare sono molti. Bisogna aumentare il numero di stazioni di ricarica, ad esempio. Dobbiamo superare le forti disuguaglianze tra i paesi membri dell'Unione, e questa è un'altra questione da risolvere. Dobbiamo rendere accessibili le auto elettriche, che oggi hanno un prezzo ancora elevato. Per questo servono maggiori sussidi dei governi. Nel frattempo i costi del litio e del cobalto usati nelle batterie stanno scendendo e nel giro di 3-5 anni circa il prezzo delle auto elettriche potrebbe allinearsi a quello degli attuali modelli a benzina. Come dite, le auto non sono l'unico problema? Assolutamente vero. Per questo la Commissione europea ha avviato un iter analogo anche per autobus e camion, poi toccherà anche a navi ed aerei ovviamente. Insomma, l'industria del settore frena, preoccupata di non riuscire a completare la transizione in tempo. Ma una data certa ci voleva, non potevamo rimandare all'infinito, perché polemiche e posizioni a parte, l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al 2050 è la nostra unica e vera priorità. Abbiamo 12 anni per convertire la filiera, per riqualificare le nostre imprese, per investire sulla formazione dei lavoratori. 12 anni per superare un rifiuto alla tecnologia, un rifiuto all'innovazione. 12 anni ancora per comprendere che dovremo ridurre enormemente il numero delle auto in circolazione. Vedete, l'auto elettrica in sé non è la risoluzione, non è una rivoluzione. In fondo è nata 100 anni fa, ma è fondamentale per il passaggio all'auto autonoma. Questa sì, il vero elemento abilitante di un'intera rivoluzione della mobilità. Intanto, se volete approfondire, trovate tutto su www.lifeget.it/mobilità. Continuate a seguirci.